TTG 2019. In questo momento abbiamo il piacere di ospitare ai microfoni di Medio Teleradio Enrico Gori, che è il responsabile comunicazione di questa società molto interessante che si chiama Human Company. Li ho intervistati anche l'anno scorso per la prima volta, perché loro hanno messo in luce i dati dell'osservatorio sul turismo outdoor. Quindi sono usciti l'anno scorso con la prima edizione e quest'anno ci ritroviamo per la seconda edizione. Quindi grazie innanzitutto Enrico, e raccontaci un po' l'evoluzione. Sì, grazie a voi. Sì, è la seconda edizione quest'anno del nostro osservatorio. È uno strumento che nasce, questo mi piace ribadirlo e ripeterlo, per un motivo principale, ovvero per far capire, soprattutto in Italia, che non parliamo di campeggi come tenda, picchetto e bagni in comune, ma in realtà parliamo di un settore forte, di un'industria importante, di un segmento di travel che è in forte sviluppo e soprattutto fa dei numeri importanti e concreti. Sostanzialmente noi confermiamo le stime che avevamo fatto all'inizio anno di 5 miliardi di fatturato complessivo tra ricettivo, indotto e turismo e libertà, numeri che sono in crescita sia in termini appunto di fatturato ma sia anche in termini di presenze, perché parliamo di quasi 70 milioni di presenze alla fine dell'anno e quindi numeri di assoluto rilievo. In questo ovviamente il gruppo è leader di mercato con una quota del 6% e anche noi fortunatamente in crescita a livello di numeri. E per il nostro target di albergatori e operatori del settore turistico, in che modo possono ragionare per sviluppare al meglio queste strategie in funzione di un turismo outdoor, quindi per prendere la clientela dei turisti sportivi attivi? Ma allora, innanzitutto quello del turismo sportivo è un trend in assoluta e costante crescita. Noi come gruppo, oltre al progetto ANS, crediamo fortemente in questa che poteva essere una nicchia un po' di tempo fa, ma in realtà si sta consolidando come un vero e proprio movimento e quindi un vero e proprio pubblico da intercettare e clientela interessantissima. Sicuramente i servizi ovviamente, servizi di qualità funzionali sono assolutamente necessari, uniti a location che, ad esempio, io cito ovviamente le nostre strutture, ma perché per comodità, per facilità, la struttura che abbiamo nel Chianti, nel Norcini Girasole, è una struttura che ti permette di prendere la bici e di andartene a fare delle incredibili girate in quella zona là, andando a scoprire produttori, fare degustazioni, e quindi unire la location, i servizi e il prodotto e creare un qualcosa di unico. E raccontaci un po', non tutti sanno che il turismo outdoor appunto non è solo, cioè, ci sono tante tipologie di sport all'aperto, e per i vostri dati, la vostra esperienza, quante tipologie, o magari accennane qualcuna, perché non tutti sono a conoscenza delle diverse tipologie di turismo all'aria aperta. Sì, noi quando parliamo di turismo outdoor mettiamo dentro sostanzialmente tre cose: tutto quello che è il turismo in libertà, quindi camper, caravan, tende, tutto quello che è il turismo inteso come i villaggi con le mobile home, quindi delle sistemazioni, delle accommodation di assoluto livello, che sono una nuova frontiera ormai consolidata, e tutto quello che è il mondo appunto dello sport all'aria aperta, e lì c'è di tutto. A me piace ricordare il tema della bici, perché anche ieri all'evento che abbiamo fatto di presentazione del progetto ANS abbiamo invitato uno dei nostri partner, che è Bianchi, con cui abbiamo sviluppato un sacco di progetti, mobilità elettrica, bici con pedalata assistita, che ci permettono, come ripeto, come dicevo prima, di avere un prodotto con dei partner di assoluta qualità. E a livello di target, un consiglio da dare agli albergatori, quindi secondo te sono più le famiglie, sono più i giovani, le coppie, gli individuali, le squadre? Ma non vorrei essere banale, ma in realtà questo fenomeno è un fenomeno trasversale, per cui comunque non esiste un target specifico. In realtà dalla famiglia, dai giovani, dalle coppie, ma anche dagli anziani, importante è avere all'interno della struttura la capacità di offrire servizi che siano rispondenti a quelli che possono essere i bisogni di chi cerca attività fisica, sport, benessere in vacanza, che vanno non solo appunto dalle attrezzature, dalle possibilità, ma vanno anche sul tema dell'alimentazione. E tu Enrico, quanto sei sportivo? Raccontaci un po', che rapporto hai con lo sport? Quanto sono o quanto ero? Quello che preferisci. Va bene, io mi accontento della partita del calcetto del giovedì sera, ecco. No, in realtà noi siamo stati tutti coinvolti da questo bellissimo progetto che abbiamo fatto, legato appunto ad ANS, di cui vi parlava prima Fabio. Per cui
per cui ci hanno coinvolto e sono riuscito anche a portare me, diciamo, a fare tutta una serie di cose che probabilmente per pigrizia non avrei fatto. Quindi, diciamo, la passione poi ti porta, diciamo, a seguire gli altri che le fanno un po' di più, mettiamola. Sì, poi ANS è un progetto bello, anche perché è un progetto, come dicevamo ieri, che puoi fare in 5, in 10 o in 100, per cui ci sono dei ragazzi bravissimi, ci sono delle esperienze bellissime da poter fare, che vi era raccontato prima Fabio, e quindi assolutamente, sì, ripeto, non parliamo di target specifici, parliamo piuttosto di un fenomeno che è trasversale, e in questo infatti risiede sostanzialmente la volontà del gruppo di continuare a investire e investire anche in una nuova struttura che apriremo nei prossimi anni, dedicata esclusivamente allo sport nel mezzo al Chianti. E insomma, tra l'altro, appunto, il turismo sportivo è uno dei segmenti in assoluto con il tasso di crescita più alto, quindi... Sì. È un segmento che, diciamo, possiamo probabilmente parlare e delineare due fenomeni. Uno è quello del turismo sportivo, che ha dei tassi di crescita incredibili, non so se i più alti, ma probabilmente tra i più alti, e l'altro è il tema, anche questo banale, della sostenibilità, ma di fatto si intreccia molto alla tipologia di nostre strutture, e così come tanti report anche autorevoli come Booking.com ha fatto ultimamente, diventa sempre più un driver di scelta per quanto riguarda la destinazione della struttura. E infine ti chiedo, che tipo di viaggiatore sei tu, Enrico? Ma io sono un viaggiatore, avendo due bimbi, quindi diciamo cerco molte comodità per far sì che la vacanza sia... Più per te più che per i bimbi. Diciamo, i servizi per i più piccoli poi permettono ai più grandi di godersi un po' di vacanza. Io facevo mini club, quindi so di che cosa stiamo parlando. va bene, grazie mille Enrico per il tuo contributo e insomma per i dati sull'osservatorio che andremo ad approfondire. In bocca al lupo a voi e al gruppo, anche insomma ai giovani di ANS, insomma, per questo progetto che permette di vivere esperienze bellissime, uniche, con, insomma, toccando tutti i sensi, all'aria aperta nelle strutture ricettive. Quindi cerchiamo, il messaggio che do anch'io, e non so se tu hai un ultimo suggerimento anche per il settore alberghiero, vivete voi prima le esperienze, voi albergatori, con tutto lo staff, affinché possiate poi trasmetterle al meglio a chi poi deve usufruirne, o insomma ai potenziali clienti. Altrimenti, se non c'è, un po' come il cibo, no? Quindi se tu non vai a mangiare in quel ristorante, come fai a consigliarlo al meglio, no? Esatto, esattamente, assolutamente. Va bene, ti ringrazio, noi ci vediamo alla prossima, continueremo ad approfondire la tematica. Ciao a tutti, grazie. Grazie a voi.